pochi, tanto che arrivano anche gli altri, sia ospiti che compagni e compagni, amici che vogliono partecipare e assistere a questa ultima nostra giornata di rassegna culturale. Noi daremo inizio al programma per come è stabilito. Io vi ringrazio per la presenza, ringrazio Eugenio Antanasio della Cittadina della Calabria, che sarà colui che introdurrà appunto l'ultima giornata della rassegna culturale Lavoro e Vita, che come sapete abbiamo dedicato alla figura di Luciano Rama. La mostra fotografica da domani lascerà la via delle vie di Catanzaro, andrà in altri luoghi d'Italia per appunto essere visitata da altre persone nel nostro paese. Accomodatevi, intanto dei posti liberi ce ne stanno. E come sapete abbiamo deciso oggi che il 70° anniversario dell'omicidio di Giuditta Levato di dedicare a lei, a questa straordinaria donna calabrese, alla sua straordinaria storia, a quello che significa oggi per noi l'inizio della rassegna culturale, l'inizio della nostra ultima iniziativa della rassegna culturale Lavoro e Vita. Sono state altre anche i momenti in cui attraverso la rassegna culturale Lavoro e Vita abbiamo dedicato a Giuditta Levato un ricordo, un pensiero. Ricordo proprio la rassegna culturale dell'anno scorso, che si chiama Lavoro e la lotta, che aveva in copertina il quadro di Giuditta Levato, ed era perché ricorreva il centenario della nascita. Come CGL di Catanzaro ci stiamo provando a portare avanti il nome di Giuditta. Io e Sara dello Frantamento, che già l'altra volta ho ringraziato, ma ricordo bene quando era consigliere regionale Franco Sibatè, per l'intitolazione della sala, fu la sua proposta, l'intitolazione della sala del Consiglio regionale Giuditta Levato. Ricordo che in quella sala poi campeggiava il quadro di Mike Abruzza, morto l'anno scorso, pittore che calabrese, che aveva ritratto appunto Giuditta Levato, e che insieme al comune di Sevilla l'anno scorso premiamo in occasione del centenario, chiamavamo l'ichirai, però non venne lui proprio perché ammalato in cattive condizioni di salute. Ma per dire, insomma, stiamo provando a portare avanti questa storia, Enzo Bruno è intanto arrivato, vi ringrazio, a portare avanti questa storia proprio perché riteniamo che la storia di questa donna, intanto, è una storia straordinaria che tutti devono conoscere. E poi perché fa parte del nostro patrimonio calabrese, culturale, di un patrimonio collettivo e del patrimonio dei lavoratori che rivendicano il diritto al lavoro e attraverso la lotta tentano di conquistare il diritto al lavoro, e vogliamo che questa storia non muoia, appunto rimanga una storia viva dentro il nostro paese, quindi a partire da quello che possiamo fare noi che siamo suoi conterranei, i suoi concittadini. Detto questo, la prima parte appunto è affidata ad Eugenio Antanasio, Cittadina della Calabria, che ci aiuta con alcuni filmati a entrare nel vivo della rassegna. A seguire tavola rotonda, come sapete, ma interverranno subito dopo la visione dei filmati e le spiegazioni che Eugenio darà, e perché ha scelto insomma alcuni filmati. Interverranno, sono presenti in sala, il sindaco di Albi, Giovanni Mercoli, è presente l'assessore del comune di Sede Marina, e sul Bruno, vedete qui insomma la mia destra, che poi insomma insieme a me faranno un breve accenno, un breve saluto rispetto alle questioni riguardanti attinenti la prima parte del dibattito. Grazie, per una luce, e noi ci accomodiamo. Intanto un saluto a tutti. Diciamo, questo 28 di novembre era una data duplicemente importante, perché oltre a ricordare la morte di Giuditta Levato, casualmente il 28 novembre 2011 è anche morto Vittorio Resetta. Allora sono due figure ugualmente importanti per determinate cose che hanno contraddistinto la loro vita.
perché il terremoto è caduto durante un momento, diciamo, di lotta di occupazione delle terre a Calabricata, e Vittorio De Sede, che è abitato a Calabricata, invece è stato uno degli autori, se non l'autore che del cinema, ha meglio raccontato il dramma della lotta contadina. E allora abbiamo scelto, per ricordare tutte e due le figure, dei contributi filmati. Il primo è un documentario che è girato Vittorio De Seta nel 1954 in Sicilia, che si chiama Parabola d'oro, ed è un documentario sulla vita contadina, sulla mietitura. E il secondo è un lavoro che abbiamo fatto come Cineteca della Calabria nel 1999, che era il cinquantenario dell'eccidio di Melissa, appunto sui fatti di Melissa, in cui c'è un contributo filmato di Vittorio De Sede. Anzi, diciamo che assieme allo sguardo in ascolto di Daniele Cipri, che però è un lavoro su Vittorio De Sede, questo è l'unico diciamo, film documentario, l'unico documentario di finzione, diciamo, docu-fiction. All'epoca noi siamo stati, con Giovanni Scarpò, siamo stati i primi un po' a introdurre questo genere alla fine degli anni 90, girato da altri registi, in cui partecipa Vittorio De Sede. Non ce ne sono altri, mi pare, no? Non ce ne sono altri. Quindi abbiamo scelto, diciamo, questa linea, questo contributo cinematografico per ricordare tutte e due le figure. Su Giuditta Levato ha detto molto Giuseppe Valentino. Noi possiamo aggiungere un ricordo di Vittorio De Sede, perché non è stato una persona importante sul lavoro che poi abbiamo intrapreso come Cineteca della Calabria nel segno della conservazione e dell'indirizzo del lavoro di ricerca sul cinema che noi facciamo, che noi appunto facciamo. E Vittorio De Sede, allora, intanto noi vorremmo sfatare un mito, perché Vittorio De Sede ce lo contendiamo in varie dispute tra Sicilia e Calabria. Allora, anagraficamente risulta nato in Calabria, perché quando nacque lui, il 30 ottobre del 1923, a proposito, noi festeggiamo il 30 ottobre del 2003 i suoi 80 anni, anche qui a Catanzaro, lui, la sua famiglia risiedeva a Palermo, perché il papà era prefetto a Palermo. Ma la famiglia De Sede è una famiglia che ha dato moltissimo alla città di Catanzaro, con ben due sindaci, il nonno e il bisnonno di Vittorio, sono stati sindaci della città di Catanzaro. Questo a cavallo tra il 1870 e il 1890. C'è una via, Francesco De Sede, che appunto è il nonno di Vittorio De Sede. Quindi è una famiglia che ha dato moltissimo alla città di Catanzaro, e siccome vedo anche l'assessore alla cultura di Sellina, oltre a Vicesimo Magistrato, che salutiamo, sono persone che anche intimamente legate alla storia del nostro territorio. La mamma, la marchesa Maria Elia, ha lasciato dei segni pure importanti sia a Sellina, ma soprattutto a Vuturo, con un insediamento che risulta in tutte le cartine topografiche come Torre della Marchesa. È stato un personaggio importante, diciamo, sia della vita culturale, perché poi ha donato una grande collezione di libri alla biblioteca provinciale di Catanzaro. C'è una sua donazione di un grosso numero di volumi. E Vittorio, appunto, è stato nato, voglio dire, a Palermo, di famiglia però calabrese, perché l'origine della famiglia è di Belvedere Marittimo. Lui visse quasi sempre, fino a un certo punto della sua vita visse a Roma, poi all'inizio degli anni Ottanta si ritirò in un buon ritiro a Sellina Marina. Questa è stata un'occasione per noi per conoscerlo e anche per spingerlo poi nuovamente a sulla strada del cinema, perché i lavori che ha fatto successivamente, io parlo di In Calabria, che è questo bellissimo documentario
l'unico documentario esistente in cui un intellettuale calabrese parla della regione Calabria. Altrove, quindi ci sono contributi che hanno lasciato letterati sulle varie regioni dove hanno vissuto, Sicilia, io parlo di Piemonte, Toscana, e in Calabria l'unico contributo di un autore è questo documentario che è girato De Seta nel 93, che si chiama In Calabria. E vi ripeto, nasce sulla spinta che gli facevamo noi, operatori del settore, all'epoca molto giovani, e ci interessavamo di cinema, e lo invitavamo a tornare appunto alla regia cinematografica. Gira nel 93 questo, e poi lascia un suo testamento spirituale, e possiamo dire che il film Lettere dal Sahara, che per chi ci conosce ha già visto una bella proiezione al Teatro Comunale, un Teatro Comunale gremito di gente, se non sbaglio era l'autunno del 2006, quindi chi lo ricorda, è un'iniziativa anche che abbiamo organizzato con la CGL. E quindi diciamo che c'è, come dire, c'è molta, c'è un grande riconoscimento verso questa figura di autore cinematografico che alla fine della sua carriera ha avuto anche tributato gli onori del cinema americano. Alla fine, infatti, del 2005 noi eravamo con Giovanni Scarfò ospiti alla laurea honoris causa di Martin Scorsese all'Università di Bologna, e lui aveva dedicato la sua lectio magistralis al cinema di Vittorio De Seta e di Ermanno Olmi. Quindi, voglio dire, ha avuto questo grande riconoscimento di uno dei massimi autori viventi di cinema, che è Martin Scorsese, che quell'anno lo invitò anche al Tribeca Film Festival a New York. Se cliccate su Google Martin Scorsese, Vittorio De Seta, ci sono le belle parole che lui ha speso per questi documentari. Ora ve ne faremo vedere uno anche per problemi di tempo, perché poi penso che come dire, ci sia voglia anche poi di parlare un po' a braccio delle persone che vengono ricordate in questa serata. E quindi vi faremo vedere in rapida successione la prima Parabola d'Oro e poi Melissa 49-99. Sindaci, amministratori dei comuni interessati, in modo tale che proviamo a ragionare un attimo su quello che abbiamo visto. Intanto, scusatemi, scegliete voi, ok. No, grazie a tutti. Io introduco solo brevemente questa prima parte della seconda giornata della nostra rassegna culturale. Come sapete, abbiamo deciso di dedicare questa giornata al ricordo di Giuditta Levato. Il lavoro che abbiamo visto prima è anche interessante dal punto di vista di quelli che erano i tempi che furono, che appunto sono 70 anni fa, ricordavo l'omicidio di Giuditta, l'assassinio di Giuditta Levato, morta per, in una manifestazione in cui si chiedeva appunto il diritto alla terra dopo i decreti Gullo. Ora, a patrocinare la nostra iniziativa, la nostra rassegna, quest'anno appunto la provincia di Catanzaro, che ringraziamo come sempre sia per la disponibilità che per l'ospitalità che ci offre e che ha offerto per tutto il mese della mostra fotografica su Luciano Lama, i sindaci, i comuni, diciamo, di Albi e di Sedia Marina. Perché Albi e Sedia Marina? Perché Calabricata nel 1946 apparteneva al comune di Albi, mentre il giovane poi il comune di Sedia Marina ha acquisito dopo, nel 1956, anche la parte di Calabricata. Poi, insomma, intanto, siccome siete giovani, ancora state dibattendo su spiagge, mari, robe che vi toccano, insomma, quindi è ancora un divenire, un comune in crescita da questo punto di vista. Solo una piccola parte. Sì, lo so, la storia.
di quanto è accaduto. Niente, io non ho molto da aggiungere a quello che già in premessa ho detto rispetto al fatto che ci occupiamo di giudice elevato da un po' di tempo. Io volevo salutare e ringraziare Giovanni Corea, che è lì in sala, è un nostro iscritto, è un compagno della CGL, è il nipote di Giuditta Levato. Questa volta, a differenza degli altri anni, come facciamo ad agosto, non abbiamo chiesto alla famiglia e ai figli direttamente di essere presenti, poi sono anziani, lo sappiamo bene, quindi ogni volta li incontriamo di certo agosto a Servia con molto piacere. Ma non è una storia, non può essere un ricordo, tanto per, non può essere un momento celebrativo semplicemente, ma vuole essere un momento di discussione su quello che è oggi il tema dell'emancipazione per i diritti, per la lotta per il lavoro e per la terra, direi. Mi aiuta questo anche nel ragionamento poi futuro del secondo dibattito, ma quanto oggi nei comuni, per esempio, che voi amministrate, attivo non tanto il ricordo, ma l'insegnamento, quello che Giuditta Levato ha trasmesso alle generazioni successive. Io ricordo sempre che Giuditta Levato non era una dirigente politica, non era una dirigente sindacale, era una donna, una contadina curiosa, che amava studiare, ma che appunto viveva del proprio lavoro e muore perché crede nell'ideale di riscatto. Si mette in campo per questo, lotta, nonostante appunto fosse incinta del terzo figlio, è il protagonista di un movimento di lotta che poi appunto culmina nel suo assassinio. Ecco, cosa rimane e come pensano poi le amministrazioni di costruire anche in quello che si può un momento futuro di memoria. Io ho notato con piacere che la LIS 49-99 aveva tra i diciamo, finanziatori, non solo tra i protagonisti, il comune di Servia Marina. Ecco, insomma, io mi sono sempre domandato una cosa: perché i morti di Melissa fanno più rumore, sono di 3 anni successivi, perché la storia di Giuditta invece è sopita, è sconosciuta, ed era sconosciuta ed è sconosciuta anche al nostro ambiente. Io parlo diciamo della CGL calabrese in generale, cioè della nostra terra, è meno sconosciuta a noi che ce ne occupiamo da un po' di tempo e quindi abbiamo imparato a conoscere, a studiare, a leggere e ad ascoltare quello che è stata la sua vicenda. E quindi mi sono fatto sempre questa domanda: perché, e se la stessa domanda che fate voi, è come mediare a questo, cioè come aiutare che alcune storie non cadano nel dimenticatoio. Giovanni, tu? Buonasera, grazie per l'opportunità che ci ha dato la CGL di essere qui anche ad onorare la figura di Giuditta Levato, una nostra concittadina, come spiegava. Per ciò che attiene in modo particolare alla nostra comunità, è un personaggio molto conosciuto invece tra noi ad Albi, tanto che già dalla metà degli anni Ottanta è stata intitolata Giuditta Levato la vecchia sezione del Partito Comunista che adesso rimane intestata il circolo del PD, e la piazza centrale del paese è stata ricorda lei, è stata Giuditta Levato, la piazza principale dove ci incontriamo di solito, dove ci sono le manifestazioni, si chiama CGL. Esatto, c'è anche la sede della CGL, è intestata da Giuditta Levato. Già da qualche anno, in pratica, anche in occasione del centenario della nascita, noi abbiamo fatto alcune manifestazioni all'interno della nostra piccola collettività. Fu presentato prima un libro sulla sua vita, scritto da una scrittrice calabrese, della Lina Furfaro, e abbiamo presentato la figura di Giuditta direttamente lì nella sala consiliare con una bellissima manifestazione serale, che mi ricordo in pratica era in pieno inverno, faceva freddo, però la gente rimase lì attenta a conoscere la storia e a commentare quello che aveva scritto Lina Furfaro, che ha fatto una bella operazione, una bella opera,
io ho avuto occasione di leggere il libro, me lo sono mangiato una giornata intera dall'inizio fino alla fine. E poi successivamente ci siamo voluti ancora interessare e abbiamo avuto anche la possibilità di fare alcune presentazioni teatrali sulla vita di Giuditta Levati. Una prima grazie a una compagnia teatrale cosentina che ha fatto proprio una bella rappresentazione proprio dei momenti salienti della vita prima anche dell'uccisione, e poi una successiva da parte di alcuni ragazzi albesi che hanno fatto una piccola compagnia teatrale dove l'anno scorso in piazza in pratica fu rappresentata proprio sulla vita di Giuditta Levati, questa manifestazione che era un po' particolare perché hanno cercato i ragazzi di farsi collocare storicamente la figura di Giuditta ai giorni nostri, come sarebbe comportata Giuditta ai giorni nostri con internet, con fu una cosa bella. Quindi in noi il ricordo di Giuditta Levati è vivo e continua ad essere così. Tra le altre cose siamo riusciti anche a individuare la casa dove lei è nata, è un rudere nella frazione di San Giovanni, e stiamo nemmeno a farlo apposta in un piano di sviluppo di risistemazione del centro storico, del centro urbano. C'è una macchia in quel piano dove è intenzione da parte dell'amministrazione di salvaguardare quel rudere, di sistemarlo, farci una specie di giardino e metterci una targa proprio qui è nata Giuditta Levati. Insomma, è un personaggio che va certamente ricordato, va ammirato e va valorizzato per quello che è stato, perché diciamo che potremmo considerarla forse la prima femminista calabrese, insomma, la Giuditta Levati, che con la sua forza, con il suo dinamismo ha dato la vita per far sì che i contadini potessero ottenere quello che poi nel corso degli anni successivi poi è avvenuto, insomma, la riforma agraria e l'assegnazione delle terre. Penso di essere stato abbastanza. Grazie, sì. Do la parola. Grazie, un applauso, io possiamo fare assolutamente per quello che ha detto, per quello che si sta facendo, per quello che hanno fatto. Lui ha citato Rina Furfaro, così come Ada Di Leone, che era l'attrice, l'attrice protagonista di quella che fu la costruzione appunto della storia di Giuditta Levati. Ricordo di averla incontrata e di essere andato a Cosenza a vederla prima anche di quello spettacolo. La prima a Cosenza, nel senso che ha replicato a Cosenza in un teatrino abbastanza particolare, anche nel quartiere Nord della Germania, era davvero Ada entusiasta della figura di Giuditta, si era innamorata tanto che si è messa a lavorare sulla sua vita e ha tirato fuori sto spettacolo, questo dramma che è interessantissimo, che spero sia andato anche oltre i confini nostri, come era il suo, diciamo, il sogno di Ada. Pepe Maria, eccoci qua, raccontaci un po' dal comune di Sardegna cosa succede. Buonasera, non da storico ovviamente, non sono assessore della cultura, sono assessore ai lavori pubblici e un ingegnere alla politica, però insomma, a parte i ringraziamenti a Giuseppe, quindi anche alla Cineteca di Catanzaro, ovviamente Giuseppe per i numerosi incontri, dibattiti e comunque anche eventi che noi abbiamo in questo scorcio di legislatura. Io sono amministratore a Sedia da un paio d'anni, abbiamo avuto l'occasione l'anno scorso, il 18 agosto, in occasione del centenario, di organizzare insieme appunto il centenario con il patrocinio della provincia, della regione, del ministro dei beni culturali. È stata una manifestazione importante, ho visto la presenza appunto di siti parlamentari e di consiglieri regionali. Io voglio iniziare questa breve riflessione, veramente molto, molto, molto sintetica, su alcune cose che sono state scritte sul libro di questa conterranea regina, insomma, questa scrittrice
e ha scritto molto sulla contadina di Calatricata, di un omaggio ad una donna che è stata protagonista del suo tempo, ma soprattutto un omaggio a tutte le donne calabresi abituate a lavorare solo e spesso in silenzio, in omaggio a tutte le donne che, pur non avendo molta visibilità perché occupate nel loro lavoro quotidiano, sono dei pilastri fondamentali della nostra società e che, al momento giusto, come è accaduto per la contadina di Calabricata, sanno straordinare grinta e determinazione e diventare protagoniste del loro destino. Queste frasi, insomma, queste che sono state pronunciate e che sono state scritte da questa scrittrice, che, come dire, raccolgono un po' l'essenza del tema, ovviamente, ma che è una parte, come dire, sostanziale della figura di Giuditta Levato, perché secondo me il tema, o la riflessione più importante che possiamo fare è quanto vale oggi la figura di Giuditta Levato, insomma, come questa figura può essere, appunto come dicevi Giuseppe, può essere spendibile, può essere utilizzata, ovviamente utilizzata dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico e quindi dal punto di vista sociale. Io credo che questi sono i tre aspetti fondamentali su cui bisognerà discutere e continuare a discutere e continuare a ricordare la figura di Giuditta Levato. Non è inutile, come dire, ricordare o omaggiare. Io ritengo che gli eventi o comunque gli appuntamenti che ci sono stati e che ci saranno nel prosieguo delle attività culturali sia in Calabria o ad Ambio che a Sedia Marina devono rappresentare per forza, sempre di più puntualizzare questa figura, sempre di più omaggiare questa figura. E noi di recente, a parte questi gli eventi del centenario, di recente abbiamo coniugato la figura di Vittorio De Seta, tra virgolette assemblato, cioè, queste due importanti figure che veramente sono nello spazio di pochissimi metri, perché la frazione di Calabricata è contigua alla frazione di Feudo, e quindi il feudo De Seta è quello che abbiamo visto nelle immagini del documentario. Abbiamo cercato di assemblare, ricordare queste figure, anche se è una supposizione, perché tutta l'opera del regista ha vissuto un po' in questo humus che sono state le lotte contadine, che è stata Calabricata, che è stata Feudo, insomma. Ecco, noi abbiamo presentato un progetto che riguarda appunto la realizzazione di un centro documentario, quindi che raccoglie un po', che raccolga in sé un po' tutti i documenti, tutti i testi, tutta la filmografia, che ce n'è tanto pure ancora, sia nella casa originaria di Vittorio De Seta, che nello stesso tempo si ricorda la figura di Giuditta Levato come un museo dell'arte e della civiltà contadina. È un progetto ovviamente che noi speriamo di portare avanti in questo scorcio di nostra legislatura, ma è una cosa che ovviamente è necessaria ed è importante per quanto riguarda tutta la nostra pubblica amministrazione. Quindi dispiace che spesso nei testi di scuola, nei libri, la figura e gli avvenimenti complessivi delle lotte contadine sono poco ricordate, insomma, se non con piccoli cenni per quanto riguarda il problema delle proprietà fondiarie e della valorizzazione massiva. Credo che in questa direzione bisogna fare sicuramente molto, molto di più. Grazie. Grazie, Presidente.
me diciamo piacerebbe che, so che non è competenza più insomma, della provincia, ma poi ci sono anche funzioni politiche, funzioni istituzionali che si possono interagire, soprattutto quando si tratta di portare avanti tematiche territoriali che appartengono al nostro istituto. Mi piacerebbe per esempio che nelle scuole noi ci abbiamo provato, no? E mi ricordo nel centenario ci fu chi si impegnò dalla regione Calabria a dire in ogni scuola sarà portato il libro sul quinto elevato, poi sono momenti celebrativi, quindi passata la festa, insomma, ce ne dimentichiamo. E quindi invece piacerebbe capire come le istituzioni, la provincia, chi si occupa appunto della nostra vita politica, della nostra vita all'interno della comunità, può aiutare e spingere i processi di emancipazione e quindi aiutare anche le storie a far crescere certe storie. E credo insomma che la provincia possa fare tanto, la provincia di Catanzaro anche, ha fatto tanto anche volendo ospitare la nostra rassegna culturale, non solo quest'anno, e credo sia un segnale importante che va valorizzato anche da noi come, come organizzazione sindacale, ma soprattutto credo insomma da questa città che merita appunto che alcune figure vengano elevate alla vita pubblica. Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi. Io quando Giuseppe mi ha contattato per ospitare la mostra tematica, culturale, celebrativa anche di Luciano Lama, ricorderà che non solo ho accolto con entusiasmo, anche per la mia storia politica, ma soprattutto perché penso che le problematiche del lavoro sono un tema non solo importante, ma un tema che in questo momento assilla e interessa la nostra regione come il paese. E quindi parlare di Luciano Lama significava affrontare il tema drammatico del lavoro che non c'è. E quindi dissi subito a Giuseppe sì, mettendo a disposizione il palazzo della provincia. Poi per problemi tecnici, logistici, Giuseppe ha optato per il MUSMI e immediatamente abbiamo detto sì per il MUSMI, sapendo che anche qui il Museo Storico Militare è una location prestigiosa perché è uno dei parchi più importanti d'Italia ed uno dei musei, dei pochi musei storici militari del paese. Oggi abbiamo firmato un accordo di programma con il Museo Storico Militare di Trento, che è un altro museo, sono tre o quattro in tutta Italia, scientificamente e storicamente riconosciuti, e quindi ci apriremo anche a quella cultura, a quella storia, per fare di Catanzaro diciamo una città che si confronta anche con altre esperienze di questo tipo con il resto del paese. Quindi questa è una location prestigiosa che rimarrà nella storia di questo parco, di questo museo, la presenza della mostra di Luciano Lama è quello che lascia. E qui ricordate questa sera Giuditta Levato in questo contesto, un museo storico appunto, che celebra alcune storie, alcune esperienze calabresi nella storia del Novecento. Qui infatti, lo sapete tutti, è rappresentata, ricostruita la battaglia di Maida, che è ormai nella storia militare del paese, ed è rappresentata anche la storia della Brigata Catanzaro. Quindi rappresenta questo museo la storia della Calabria, della nostra città, della nostra provincia. Quindi è la storia del Novecento e anche diciamo dell'Ottocento, che c'è la battaglia di Maida che è riferita a quel secolo. E quindi parlare di Giuditta Levato
che immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi in quel contesto che si consuma la lotta per la conquista delle terre incolte, e in quel contesto drammatico dell'immediato dopoguerra che si consuma l'omicidio di Giuditta Levato. Quindi è la continuazione di una guerra drammatica, finita quella militare, per il popolo calabrese continua la guerra per il lavoro, per la sopravvivenza, per l'emancipazione. Quindi Giuditta Levato sta a noi ricordarla, sta a noi porla come punto di riferimento, con le cose più semplici alcune volte che ci possiamo inventare. Io ricordo e lo saluto la battaglia, la proposta che all'epoca l'onorevole Franco Amendola, che qui lo saluto, facendo intitolare una sala del Consiglio regionale, Giuditta Levato ha dato la possibilità che tutti i calabresi, visitando Palazzo Campanella, ricordino Giuditta Levato. Bene, anche qui, vi ho detto a Giuseppe che avrei fatto un regalo alla CGIL, perché il merito della CGIL, se oggi discutiamo di questo, e se ricordiamo appunto questa donna straordinaria che ha fatto della emancipazione dei calabresi subito dopo il dopoguerra una bandiera, una storia di cui andare fieri e orgogliosi. Ebbene, io questa sera non propongo, faremo, intitoleremo questa sala a Giuditta Levato. Invito Giuseppe, Valentino, Franco Amendola, che vedo qui nei prossimi giorni, ci vediamo, studiamo una frase, studiamo un contesto, vediamo come predisponiamo una targa e la contorniamo con una cerimonia, un convegno ad hoc su Giuditta Levato, e questa sala bellissima di questo museo, che è un museo, dicevo prima, che varca i confini provinciali e regionali, apporterà il nome di Giuditta Levato. Questa sala convegni è un modo per contribuire a quello che diceva prima il mio amico Mattia, assessore del comune di Servia Marina, e quindi per continuare sempre questa idea di intitolare più luoghi emblematici, così come la piazza di Albi, una sala del Consiglio regionale, questa sala convegni del Museo Militare di Caranzaro e tante altre strade, tanti altri luoghi simbolo, anche qualche scuola vediamo nel prossimo futuro, a questa donna che, diciamo, rappresenta la Calabria vera, la Calabria che dopo il dopoguerra ha dimostrato di avere la forza nella testa, nel cuore, nelle gambe, di poter rappresentare la classe più umile, più vera, e che ci portasse, diciamo, verso quel mondo che è rappresentato da noi, da voi, dalla CGL, che continua quella storia, che continua quella straordinaria esperienza. Io mi fermo qui, nei prossimi giorni ci sentiamo con Giuseppe e vediamo come questa mia idea la facciamo diventare realtà. Grazie e buon lavoro. Grazie. Davvero, guardate, Enzo mi ha commosso molto dicendo questa cosa, perché significa per noi, diciamo, una cosa importante, lasciare il segno delle cose che facciamo, delle cose che proviamo a elevare dentro, non solo dentro il nostro mondo, ma a far diventare cultura della nostra terra, della nostra società. Davvero grazie, sarò onorato appunto di dare il mio piccolo contributo a quello che
sarà, diciamo, il lavoro per l'intitolazione della sala Giuditta Levato. Davvero, davvero grazie di cuore. Niente, noi continuiamo, non so se Eugenio è già pronto a fare la seconda parte del video che si è prontamente interrotto apposta per consentirci il dibattito, per spezzare un po' gli argomenti. Riprendiamo la seconda parte, io vedo in sala già Nunzio Bercaro che è arrivato, che è l'animatore del secondo dibattito, per cui invito a voi di mantenere alta la tensione e di seguire e proseguire, diciamo, nella nostra assegna. Grazie a tutti voi, forse se c'è per l'emancipazione per i diritti, se Melissa e se a Sedia Marina storia nell'accezione violenta del potere che decide attraverso la forza di sopprimere il movimento e di quindi frenarlo, nel nostro mondo, nella nostra Europa questa cosa accade ancora oggi e spesso non l'avvertiamo, non ci arriva, siamo disattenti perché ci stiamo occupando di altro. Invece il dibattito successivo, nel quale insomma andiamo a partecipare i nostri ospiti, si occuperà di questo. Quale sinistra è il titolo? Ringrazio Nunzio Bercaro che è qua, lo conoscete tutti, libraio della UBIC, al quale do piacevolmente il microfono per introdurre questa nostra seconda tavola rotonda. In sala Giulia Ventri, che si può accomodare, Mario Vallone, Gianni Speranza, che partecipano insieme a noi al dibattito. Era presente Beppe Mostolini, che ci ha lasciato per motivi personali, presidente dell'ARCI, anche il presidente Zoccuno ha diciamo, avuto la stessa sorte. Detto questo, al via al secondo dibattito. Grazie. Intanto, buonasera a tutti, sono Nunzio Bercaro, il titolare della libreria UBIC di Catanzaro. Quando si parla di libri vengo interpellato, io accolgo sempre con piacere gli inviti di Giuseppe. Quale sinistra è un titolo di Donato e di Bucci, edito da un editore piccolissimo che è la Rogas Edizioni, un editore che è quasi vicino più al self-publishing che non all'editoria, insomma, di copie importanti. Eppure, nonostante il libro è molto molto piccolo, ha aperto un dibattito piuttosto importante intorno a sé. E quindi il dibattito culturale che ruota intorno a questo libro è un dibattito credibile e serio. Se ne sono occupati giornali rilevanti e importanti, e questo banalmente per una questione, che è la questione che riguarda tutti noi e che dà anche estrema complessità al dibattito di questa sera, perché se è vero che in termini oggettivi tutti quanti ci sappiamo raccontare le motivazioni degli ultimi 30 anni che hanno visto nel nostro paese e nei principali paesi occidentali che avevano una rappresentanza di massa a sinistra rilevante, importante, una caduta fino ad arrivare come nel nostro paese che vive il paradosso dei paradossi, paese che aveva il più grande partito comunista dell'Occidente, arriva totalmente a scomparire su quella che è la sua istanza, la sua natura principale. E perché questo? Perché sono tantissime. Bucci apre una questione intanto sul primo paradosso, che non è un paradosso soltanto italiano, ma che sul paradosso italiano concentra la sua attenzione. Come mai il partito che per tutta la prima repubblica era un partito mai maggioranza del paese, era però considerato, provo ad allontanare un po' il microfono, era considerato potentissimo e attraverso il suo collegamento di rappresentanza endemico, forte, lo abbiamo visto nei filmati di prima, ogni qualvolta si parla di sinistra, si parla di quel mondo, le immagini portano al popolo, agli ultimi e soprattutto da Bellizza, da Volpedo, dal quadro del quarto stato a oggi è imprescindibile parlare di sinistra senza parlare di lavoro.
esistono ancora gli ultimi come i penultimi, esistono più che mai le disuguaglianze, esiste più che mai il mondo del lavoro e il mondo di chi desidera entrare nel mondo del lavoro. Giuseppe, dal suo punto di prospettico, questo lo conosce meglio di chiunque altro, eppure il paradosso è proprio questo. Tutta questa roba qui oggi la sinistra non è addirittura della partita, o se è della partita è perdente. L'Italia vive un momento particolare. Se altri paesi del Mediterraneo in qualche modo hanno avuto un linguaggio moderno posto in campo, penso a Siriza in Grecia, penso al laboratorio di Podemos in Spagna, ancora di più quello più recente, in uno dei paesi dove la partita c'è, e con Sanders negli Stati Uniti d'America. Ecco, l'Italia, la sinistra non è totalmente della partita. Io faccio mia sempre una frase che mi porto da quando ho conosciuto Giovanni Cattolini, intellettuale storico bolognese, facente parte del collettivo dei Wuming, nella fattispecie lui è Wuming 2. Lui ha questo aforisma che ha fatto suo, e dice: chiunque dice che destra e sinistra sono categorie del Novecento che non esistono di più, che esistono più, solitamente è di destra. E questa cosa qui la reputo oggettivamente vera, proprio perché la destra è palesemente viva e della partita, e la destra nella natura novecentesca che abbiamo visto. Se esiste la Le Pen in Francia, se è un partito delle caratteristiche della Lega Nazionale come quella di Salvini, con valori nazionalisti, xenofobi, arriva a superare il 10% nel nostro paese, quindi esiste con quel tipo di caratteristiche, se vince Donald Trump negli Stati Uniti, se l'ultradestra in Austria rischia di vincere con valori che sono assolutamente i valori delle categorie che avevamo utilizzato e avevamo studiato nei libri di storia contemporanea nel Novecento, e allora è vero anche che c'è un popolo fatto di milioni di persone con un pensiero esposto totalmente su quelli che sono i valori che abbiamo visto lì, che sono valori universali, il valore della difesa degli ultimi, i valori del lavoro, eppure nonostante tutto ciò la sinistra non è della partita. Ne parliamo con Mario Vallone dell'Ampi, Giulia Leti qui in quota PD e Gianni Speranza, Sinistra Italiana. Io con l'Ampi ho un legame fortissimo all'interno della mia libreria, che l'Ampi è ovviamente, io credo forse l'ultimo contenitore in cui io riesco a vedere il popolo della sinistra vicino e unito dietro valori condivisi. Però l'Ampi non ospita solo l'Ampi, ospita una serie di microcosmi sconosciuti al dibattito elettorale totalmente, che però esistono e che contano chi 50 persone in città, chi 100, chi 200, chi 30, e che sono tutti partiti di sinistra radicale, lotta comunista, o partiti o nemmeno partiti, laboratori di pensiero, mi riferisco all'Istituto Donato d'Amen, persone fra di loro straordinarie all'interno del dibattito che producono, ma totalmente estranee a quelle che sono le dinamiche che poi sono quelle che contano in virtù del farsi pesare, del contare all'interno di quello che è il quadro politico nazionale. Quindi intercetto un po' tutto quello che è un mondo diviso in microcosmi. Apro la parola a Mario, che giustamente sono tutti alla mia sinistra, e comincio a parlare con Mario e a chiedergli proprio questo: qual è lo sguardo, quale sinistra vede l'Ampi, e dal tuo punto di vista com'è lo stato dell'arte in questo momento, qual è il tuo pensiero? Grazie a tutti, ovviamente grazie alla CGIL per questa occasione di dibattito
che, come immaginerete, tra le tante cose che si potevano scegliere per incontrarci, questa è sicuramente una delle più difficili, perché parlare di sinistra e di quale sinistra in questo momento non è un compito proprio facile da risolvere. Io, quando parliamo di questi argomenti, mi viene sempre in mente la famosa battuta di Woody Allen: Dio è morto, Marx pure, Dio neanche sta tanto bene. Perché in questo momento la sinistra, almeno la sinistra come noi, come io, come tanti di noi l'hanno intesa, è una sinistra in crisi e per molti aspetti una sinistra inesistente. E quindi siamo un po' tutta alla ricerca di questa sinistra. Cosa si può dire al momento? Dal punto di vista dell'osservatorio dell'ANPI, quello che si può dire è questo: i nostri associati, che ovviamente orbitano tutti nell'ambito della sinistra, una sinistra larga, estremamente pluralista, non hanno per la maggior parte una grande disponibilità verso i partiti così come li abbiamo conosciuti. Noi discutiamo sempre di un fatto importante al nostro interno. La ricerca di Ilvo Diamanti, che ogni anno pubblica con la sua associazione Gli Italiani dello Stato, Demos, dimostra oramai in maniera costante che i partiti subiscono anno dopo anno un allontanamento oramai verticale. L'ultimo rapporto, per esempio, quello dell'anno 2015, è un rapporto disastroso per quanto riguarda l'avvicinamento dei giovani in particolare verso i partiti. Addirittura le banche, con tutto quello che hanno combinato nel nostro paese a livello internazionale, hanno una fiducia superiore a quella dei partiti. Quindi da questo punto di vista partiamo in maniera molto, molto complicata, molto complessa. E perché i giovani in particolar modo e tante persone non si avvicinano più ai partiti? Non si avvicinano perché i partiti, così come li abbiamo conosciuti, non danno più la possibilità a chi si avvicina di poter esprimere sino in fondo quelle che sono le esigenze e la realtà, appunto, del mondo del lavoro, della scuola, del precariato, dell'ambiente e di tante altre questioni, perché sono diventate delle macchine abbastanza, diciamo così, di potere, ma sicuramente delle macchine che organizzano il consenso in più delle volte prescindendo da quelli che sono i reali bisogni della società. E quindi c'è questo allontanamento. Noi come ANPI facciamo di tutto non per allontanare le persone dalla politica, ma era per avvicinarle, e non abbiamo mai cavalcato argomenti antipolitici o populisti. In tutta la nostra attività c'è sempre la tendenza a dire che la politica, la buona politica, è una cosa dalla quale le persone non possono prescindere. Però la politica non fa, diciamo, di tutto per rendersi appetibile. Io penso che la sinistra ha molto da lavorare. Non so se vuoi fare la domanda o posso parlare. La sinistra ha molto da lavorare. Ha molto da lavorare perché quello che dicevi tu su destra e sinistra, il famoso saggio di Norberto Bobbio, Destra e Sinistra, che è una pietra miliare per quanto riguarda questa discussione, lui stesso diceva in maniera credo oramai definitiva che per quanto si possano tagliare le ali estreme della destra e della sinistra, rimarrà pur sempre una destra e una sinistra. Ma come si fa a riconoscere che cos'è la destra e che cos'è la sinistra? Oggi la sinistra, una certa sinistra, parla anche il linguaggio della destra, perché molti dei valori che, su cui la sinistra è nata, si è cresciuta e si è affermata, sono valori o abbandonati o, nella migliore delle ipotesi, molto annacquati, molto diluiti in questa logica delle compatibilità economiche, che hanno spostato l'attenzione dalla dignità del lavoro, dei lavoratori, della dignità che ci deve stare nel lavoro e nella dignità di chi ci lavora,
per spostare tutto verso le compatibilità economiche, per cui oggi l'essere umano in quanto tale viene un attimo dopo delle banche, dei poteri finanziari, dei poteri economici. Insomma, voglio dire, quando, senza parlare adesso e farla lunga tra fiscal compact e di tutte le altre questioni, ma quando le compatibilità economiche vengono assunte anche dalla sinistra come un modello dal quale non si può prescindere, è chiaro che tu non hai più la possibilità di parlare un linguaggio per cui la gente si sente vicino a te. Hanno ragione quelli che dicono che la sinistra così come l'abbiamo conosciuta oramai è morta. Hanno ragione. La sinistra come l'abbiamo conosciuta, lo ha detto Pintor in quel famoso suo articolo La sinistra oggi è morta, ma lo ha detto tanto più bene quel famoso film di Nanni Moretti Aprile, quando già nel 98 lo spettatore chiedeva a D'Alema nel dibattito di qualcosa di sinistra. Cioè sono oramai 20-25 anni che la sinistra stenta a farsi riconoscere dal suo popolo. Io allora penso che si può anche discutere in maniera nuova, si può anche discutere con le categorie post-novecentesche, ma le categorie post-novecentesche però non devono essere quelle che ci portano all'Ottocento. Cioè, per intenderci, noi non possiamo superare il Novecento per rientrare nell'Ottocento per quel che riguarda i livelli di garanzie sul lavoro, i livelli della precarietà. Cioè, voglio dire, il Job Act oggi non è una cosa che ci fa lasciare il Novecento per entrare nel secolo nuovo. Il Job Act è qualcosa che ci fa lasciare il Novecento per tornare indietro di alcuni anni per quanto riguarda le tutele dei lavoratori. Io voglio ricordare in un'assemblea come questa, sulla quale soprattutto siamo stati attenti a vedere questi filmati, alcuni di noi già riconoscevano, che il Partito Comunista nel 1970, quando si trattò di votare la legge sullo statuto dei diritti dei lavoratori, su quella legge il Partito Comunista si astenne non perché ritenesse ingiusto lo statuto dei diritti dei lavoratori, ma perché riteneva il numero di 15 una tutela troppo elevata, perché bisognava passare la soglia. Non dobbiamo tornare sicuramente a quei periodi, però l'idea che il lavoro non debba essere più tutelato, che i ritmi di lavoro, i ritmi di salario, i ritmi su cui si basa la vita di una persona debbano essere tutte determinate dalle imprese e dal capitale, è qualcosa che non ci porterà molto lontano. Io questa prima parte la chiuderei così. Io sono molto legato a molta esperienza cattolica, non perché sia né credente né praticante, però ho conosciuto molte di queste persone che hanno dato grandi esempi di che cosa potrebbe essere una sinistra. C'è l'arcivescovo di Recife, Domenico Camara, ve lo ricordate, che l'ha conosciuto quando diceva che ho portato da mangiare per tanto tempo e mi hanno detto che era un santo, quando ho chiesto perché i poveri non avessero da mangiare mi hanno detto che ero un comunista. Ecco, io penso che senza avere l'ambizione di diventare tutti di nuovo comunisti, perché il tempo è andato avanti, però un punto di vista che deve essere il punto di vista degli ultimi, dei deboli, degli oppressi, di chi lavora, deve rimanere, se no non è più una sinistra. Il compito delicato adesso a Giulia, perché ha esplicato temi che sono assolutamente dei temi convergenti del momento. Quando si dice che le logiche del profitto sono prevaricanti, predominanti rispetto al bisogno dell'uomo che deve essere al centro, tutte le varie politiche del welfare che sono state dominio assoluto e rivendicazioni e stanze guadagnate dalle sinistre internazionali nell'Occidente, e noi oggi invece sentiamo diverse parole, la parola establishment, le parole potere unico dominante, la globalizzazione vista non come il valore internazionale che davano le sinistre del Novecento, ma la globalizzazione in quanto possibilità di far convergere nei pochi, nelle multinazionali, nei grandi potentati finanziari le risorse e creare invece sempre masse di precariato sempre più grandi,
se non addirittura di schiavitù, che fanno il lavoro poi per l'intero mondo. In Italia lo stato dell'arte del PT, che è il partito di governo e che è il partito che eredita insomma tutta la storia di quel partito che stavamo nominando prima, del partito comunista, PDS, DS e poi PD, viene invece etichettato come il partito dell'establishment, il partito vicino a questi poteri forti, e di pancia sembra essere distante rispetto alle istanze della sinistra che abbiamo disegnato prima. Emblematico, mi ricordo un caso, andò su tutti i giornali, insomma, la cartina della distribuzione del voto nel Comune di Roma, il PD vinse Parioli e tutte le periferie romane andarono tutte in quota al Movimento 5 Stelle. Fu una cartina un po' manifesto di quello che stiamo raccontando. E quindi il tuo punto di vista a questo punto diventa interessante e anche scomodo. No. Scomodo, non so. Permettetemi di ringraziare innanzitutto la CGL, perché dei momenti di approfondimento nelle nostre comunità, come questi lunghi giorni dedicati alla storia del sindacato e alla storia di Rama, sono momenti esclusivi e da coccolare nelle nostre città. È un ringraziamento, e vorrei che insieme di battessimo le mani a Nunzio Belcaro, perché la sua libreria è un presidio di crescita per me e per tutti noi. Veramente grazie Nunzio, grazie. E un grazie anche a Giannetto Speranza e a Mario Vallone, a cui sono molto legata sul piano proprio personale ed emotivo, e sono onorata e felice di essere qui stasera insieme a loro. Sì, faccio la mia posizione, una posizione scomoda, e risponderò alla tua domanda per gradi, Nunzio, consentimi di rispondere alla fine nell'ambito di un ragionamento. Perché il tema che stasera ci offre la CGL, qual è la sinistra, come può evolversi, che fine ha fatto la sinistra, è un tema molto impegnativo, complesso, e cercherò veramente di essere chiara nell'esposizione e soprattutto di lasciare delle tracce di riflessione, di lavoro, innanzitutto a me stessa. Io partirei dalle valutazioni, da alcune valutazioni generali. Perché è vero che noi viviamo in una società post-ideologicizzata, che è cambiata profondamente negli ultimi 30 anni, non soltanto nella sua conformazione e stratificazione sociale, io credo anche nei valori di ognuno di noi, della società. Negli ultimi 30 anni prendo come punto di riferimento la caduta del muro di Berlino, insomma il Tangentopoli, questo turbo capitalismo che ha pervaso il pianeta, diciamo dalla Cina al Brasile, lo ha circumnavigato. E tanto tanto, insomma, oggi siamo qui, Fidel Castro è morto e Trump è presidente degli Stati Uniti, insomma ci passano questi due dati per farci capire quanto il mondo sia cambiato. E la crisi dei partiti della sinistra, personalmente, nel mio piccolo, veramente piccolo contributo, io voglio semplicemente testimoniare quella che è la mia voce all'interno del Partito Democratico. Io faccio parte della segreteria regionale e vi darò, diciamo, quello che è il mio contributo, quello che quotidianamente voglio anche rassicurare Mario, nel momento in cui ho accettato questa incarica all'interno del PD, è un po' sorbalzato, ma chi te la fa fare? Ma sei impazzita? Però voglio dare una risposta attraverso questa risposta annunzio anche a te, per fare capire il lavoro che sto cercando di portare avanti all'interno del Partito Democratico. Dicevo, la crisi dei partiti di sinistra, io l'inquadro in una crisi più generale di tutti i partiti, ed è ovvio che questa crisi pesi di più su partiti di sinistra che nascono dalle istanze del basso, nascono dalle istanze degli ultimi. Parlo di crisi dei partiti e non della politica, non a caso. Partiti che hanno perso velocemente, negli ultimi vent'anni sono uno schiocco di dita, la capacità di rappresentare i più, le esigenze dei più, non solo degli ultimi, dei più, della maggioranza delle persone. E vanno perse dal mio punto di vista perché sempre di più i partiti hanno lavorato, o forse anche in maniera inconsapevole, troppo inconsapevole, non ragionata, ideologicizzata, appunto scelta, una visione politica riduttiva, lo diceva molto bene Mario prima di me, e cioè hanno messo al centro della propria azione politica la raccolta del consenso, e quindi è tutto un ragionamento sui voti, sui seggi, sugli schieramenti,
sulle alleanze, fattori che sono anche importanti nella politica e nei partiti, ma non possono essere esclusivi, soprattutto nel momento in cui tagliamo fuori dal dibattito dentro i partiti quelle che sono le istanze della società. C'è un mondo del lavoro che è un grandissimo contenitore, ma io penso a questioni anche più piccole che riguardano la nostra quotidianità. Penso ai grandi temi, ad esempio, legati alle famiglie, alle nuove famiglie. Penso ai temi legati al rapporto uomo-donna. Non a caso il problema del femminicidio è molto avvertito, è un dramma. Perché? Perché un grande partito di sinistra deve saper leggere questi avvenimenti, anche appunto nel rapporto uomo-donna, nel rapporto legato alla mia generazione, alle fragilità di un'intera generazione dei trentenni e dei quarantenni, a istanze legate a come faccio studiare i miei figli, come curo i miei genitori, come mi creo una casa, quindi questioni che sottendono poi ad altre questioni legate alla qualità e al tenore della vita. E quindi rimandano a questioni ancora più grandi di politica economica, di politica finanziaria, di politica estera, ancora un tema che ci tocca e che non è mai stato veramente analizzato, quello del rapporto con la diversità, della convivenza con le diversità. E allora come se ne esce? Ecco qua, provo a dare una risposta alla tua domanda. C'è un problema, ad esempio, di forma dei partiti. A me piace molto all'interno del PD Fabrizio Barca, che ha portato avanti una campagna di ascolto all'interno dei circoli del Partito Democratico, i luoghi ideali. Anche qui a Catanzaro abbiamo dei presidi, un luogo ideale che è il Circolo Lauria, al quale sono iscritta e all'interno del quale porto avanti anche la mia attività politica. Cosa ci dice Fabrizio Barca? Che abbiamo bisogno di partiti con un centro piccolo, partiti quindi che non siano appiattiti sulle istituzioni, perché adesso non c'è quasi più differenza tra partito e istituzione, tra eletti e dirigenti. È tutto un insieme, non va bene per un sistema italiano che ancora non riesce a far maturare dentro di sé una divisione maggioritaria, come succede in America, come succede in Inghilterra. Cosa propone Barca? Centro piccolo e potere alle periferie, ai territori, creare dei partiti di prossimità. Perché non si avvicinano le persone ai partiti? Non perché non abbiano desiderio e voglia di fare politica. Ti posso assicurare, Nunzio, che in questi miei 3 mesi all'interno del Partito Democratico ho incrociato, al netto diciamo degli eletti, dei super eletti, ma nella base del partito, tanto desiderio di partecipazione, di dibattito. I momenti più belli li ho vissuti quando appunto all'interno del circolo Leoria io lavoro, cerco di lavorare secondo un principio di territorialità e quindi di ascoltare molto il territorio in cui vivo, nella fattispecie Catanzaro. Abbiamo organizzato una serie di riunioni sui temi, sulla sanità, sull'urbanistica, sul tavolo cultura, e i momenti più belli li ho vissuti quando i compagni di partito vedevano la luce della sezione del circolo accesa. Ho detto, sai, sono salito, ho visto la luce accesa e sono salito perché volevo partecipare alla discussione, anche se sono discussioni che magari noi facevamo all'interno soltanto dei dirigenti, ma ovviamente non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno. Quindi Barca propone, e secondo me è un modello vincente, quello di un partito di prossimità. Tra le prossime iniziative che noi tireremo fuori come segreteria regionale una volta che supereremo questa paraonda del referendum, quindi non vedo l'ora che finisca, c'è ad esempio quella di organizzare all'interno della Calabria e di divulgare il concetto del PD, del partito che dà, utilizzando i circoli come dei luoghi non solo di dibattito politico, ma anche dei punti di riferimento all'interno delle comunità che abbiano una loro utilità. Già adesso, ad esempio, esistono una serie di circoli che sono dei punti CAF, quindi forniscono un partito che dà, un circolo che dà. Abbiamo pensato ancora a utilizzare i circoli come momenti per organizzare dei dopo scuola per i bambini, dei momenti di sharing, di vestiti, giocattoli, quindi di creare appunto un ponte nei confronti delle esigenze anche piccole però legate alla comunità. E una traccia di lavoro ci veniva fornita, e la voglio leggere perché non la saprei esprimere in termini migliori, 35 anni fa, vi dirò alla fine da chi c'è fornita, su come organizzare la sinistra. Sui contenuti però, non sulla forma. Sui contenuti,
Però la forma innanzitutto io devo essere riconoscibile dall'esterno, non devo essere chiuso, un luogo di elite. Certo, ma vengono prima i contenuti io li elaboro attraverso il confronto fra le persone vere, non calandoli dall'alto, per questo il concetto di prossimità. Certo, stando tra la gente. Assolutamente sì, in questo senso. Il PD è anche il mio e io lavoro nella direzione che le sto dicendo. Chiaramente io non sono né Matteo Renzi, né non sono un ministro della Repubblica, però porto quella che è la mia esperienza, quello che è il dibattito che io cerco di stimolare all'interno del PD. Probabilmente arriverà un momento in cui butterò la spugna, ma non è ancora questo, perché ci credo, perché il PD è anche il mio, non è soltanto degli eletti. Il PD è anche il mio, di tanti compagni che con me ci credono e buttano l'anima, senza nulla ricevere in cambio, se non investendo il proprio tempo e le proprie energie. Io credo che questo sia un momento di rispetto, cioè di senso di civismo, in un momento di grande cinismo invece nei confronti della politica. È la cosa che io do a me stessa e vorrei lasciarla a voi come momento di riflessione, è questa. Ci diceva tanto tempo fa qualcuno: non è vero che ci sia una generale caduta dell'impegno politico, sono invece forse problemi nuovi che stanno cambiando i modi stessi del fare politica, e noi dobbiamo saper rispondere con il nostro rinnovamento a questo allargamento di orizzonti. Restiamo convinti che per rinnovare noi stessi e spingere gli altri a rinnovarsi dobbiamo mantenere i caratteri che ci fanno diversi e soprattutto, ed è questo il tema più importante, organizzare sui temi nuovi quello che dicevo prima, le convivenze, le fragilità delle di alcune generazioni, i grandi temi legati alla famiglia, la convivenza uomo-donna, il rapporto con la maternità, con la paternità, e poi si arriva a parlare del lavoro, ovviamente. Su temi nuovi che dobbiamo far nostri fino in fondo, grandi movimenti di massa, così come avveniva nel 49, in quelle immagini che ci hanno proiettato su Giuditta Levato, in quelle stanze dense di contadini. Il punto di caduta di un partito di sinistra è quello di saper organizzare nuove masse intorno a nuovi temi. Ce lo suggeriva, non vi ripeto, non lo dico io, ma nel 1981, 35 anni fa, in un bellissimo articolo pubblicato su Rinascita, Enrico Berlinguer. Questa è la traccia che io do a me stessa e che cerco di portare avanti all'interno di un partito che è denso, io me ne rendo perfettamente conto, di tante contraddizioni, ma è denso anche di tante anime. Io vedo qua Nicola Ventura, che è il nostro alfiere all'interno del Consiglio Comunale. Non è vero. Per testimoniarvi appunto che io mi rendo conto che incrocio una fase, diciamo, di difficoltà, di credibilità, di scarsa credibilità da parte del Partito Democratico, però il mio è un nodo al fazzoletto nei momenti in cui, sapete, Ernesto Magorno mi ha chiesto di far parte della segreteria regionale. Io sono rimasta molto combattuta, c'è stata una lotta interiore dentro di me, perché avevo le vostre rigidità, sono le mie rigidità, però non me ne sono sentita di fare un passo indietro. Ho cercato di far prevalere dentro di me il senso appunto del civismo, del doverci provare, di dover andare a sbattere contro la porta, di portare quello che è il mio contributo, perché, ripeto, il PD è anche il mio, non è soltanto di Renzi, non è soltanto della Boschi, ci sono anche. Però la lotta mi avete insegnato voi, mi hanno insegnato Giannetto e Mario, che si fa dall'interno, sporcandosi le mani, provandoci, rimanendo ai margini. Io non credo che avrei fatto una bella figura nel momento in cui il mattino dopo mi sarei andata a guardare allo specchio. Questo è il solco nel quale io porto avanti il mio impegno politico nel PD. Mi vengono in mente un po' di immagini, anche un po' date dall'intervento di Giulia, il muro di Berlino, anche dal libro, il libro Quale Sinistra, che è il libro che parte come spunto, è un momento insomma di svolta importante dal punto di vista sostanziale. Mi viene in mente la Domenica delle Salme di De André a me ogni volta quando penso al muro di Berlino. E fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante, una sorta di appiattimento, di livellamento verso un pensiero
che diventava unico nella sua dimensione. E poi mi viene in mente una battuta straordinaria di Corrado Guzzanti, che mi fa venire anche in mente Gaber quando lo penso. E Corrado Guzzanti che imita Bertinotti, e c'è il finto giornalista che dice a lui: ma come mai siete visti da fuori, dall'esterno, come quel gruppo di dirigenti che predica in un modo e poi invece si frequenta la salotti glamour e i luoghi dell'elite, i luoghi insomma del divertimento. Il Bertinotti Guzzanti dice: ebbene sì, ci hanno fotografato, dirà. E quindi in questo tipo di stanza c'è una sorta di tradimento che, mentre a destra è nel DNA accettabile un decadimento anche dal punto di vista su quelle che sono il senso etico e morale avvertito a volte sulle ragioni del profitto, a sinistra non viene accettato. E forse in questi 30 anni molte trasformazioni. Gaber diceva che la sinistra non si può permettere un gusto uguale alla destra, diceva questo sostanzialmente. Quindi l'apertura è anche l'apertura a una domanda che è un ragionamento aperto, come ho fatto a tutti, che è questo: che cosa è accaduto con lo sguardo visto in una posizione che ha cercato di rimanere più salda su quelli che sono le stanze e i principi della sinistra che abbiamo raccontato fin d'ora, e quindi il tuo punto di vista diventa a questo punto complementare alla discussione. Grazie. Forse si sente meglio senza microfono. Che no, no, con microfono, con microfono. Bisogna parlare con microfono. Anche io ringrazio molto la CGL, tra l'altro avevo capito male io, quindi non pensavo assolutamente di dover parlare stasera, e quindi vi chiedo scusa se questo libro interessante l'ho sfogliato solo da qualche minuto. Condivido molte delle cose che sono state dette, sia da Giulia che da Mario. Ho già sperimentato come la libreria e il nostro carissimo moderatore di stasera siano uno dei pochi luoghi che in questa città, in questa provincia, nella mezza, per fortuna c'è una libreria che cerca di mettersi sullo stesso piano, ma parlate le librerie, l'Ampi, la CGL. Poi non è che è facile continuare. Io sono tra quelli che vorrebbe parlare bene degli assenti e non dei presenti, ma non ce ne danno molte possibilità gli assenti di parlare bene delle cose che si fanno e che si devono. Ora guardate, questo tema noi lo possiamo, non è facile affrontarlo, lo possiamo affrontare in ogni modo. Quindi anche il mio discorso può finire fra un minuto nella noia e nella non sopportazione generale invece quando facciamo queste cose. Io ho detto che sono molto d'accordo con quello che è stato detto da Giulia e da Mario, cercherò di dirlo. Domani mattina o dopodomani, quando io ai ragazzi di quinto e di quarta liceo scientifico cercherò di spiegare che cos'è la destra e che cos'è la sinistra, cercherò di farlo correttamente quando queste cose sono nate. Quindi la rivoluzione francese e poi man mano le cose che sono successe, no? Sembra chissà come siano nate. Sono nate molto semplicemente: chi stava alla destra del presidente dell'assemblea legislativa francese voleva che tutto sommato continuasse pur cambiando la monarchia, questa monarchia tipo costituzionale, chi stava alla sinistra, soprattutto chi stava all'estrema sinistra come i giacobini, volevano che ci fosse il suffragio universale e la Repubblica. E già allora, poi è andata come è andata,
nel senso che con i giacobini, anziché la democrazia e il suffragio universale, c'è stata la dittatura di Robespierre. E poi vinta il direttorio e tutte altre cose. È strano che un ex sindaco, e che è stato a lungo dirigente politico, oggi parla, ma fosse bene partire da questo, anche da questa tragedia di Robespierre e della Francia, per capire bene le cose che... perché le cose non sono mai scontate facili. Vorrei dire a noi tutti che questa cosa oggi, qui, con la CGIL che parla di Lama, e noi che leggiamo in questo libretto, è un po' surreale nell'Italia in questo momento. Sembra un altro pezzo del bellissimo film che hanno fatto gli amici della Cineteca Calabrese, perché in Italia in questo momento, anche a Catanzaro, alla Nezia, dovunque, i cuori delle persone come noi, Giulia, sono fatti a pezzi da questo evento. Forse sarebbe stato il caso, Giuseppe, scusa la sincerità che viene dall'età, che l'avessimo fatta o molto prima o molto dopo. Ma domani mattina di che cosa stiamo parlando? Lo sto dicendo per capire il problema. Ma domani mattina di che cosa parliamo? Domani mattina voleranno parolacce tra il segretario del Partito Democratico e gli altri, ma parolacce dall'una e dall'altra parte, perché si è costruito scientemente, volutamente, questo teatrino del referendum da 8 mesi in Italia, perché in realtà non si voleva un referendum, in realtà si voleva un'altra cosa che si chiama plebiscito. Ecco, la prima cosa che io dico: io non penso che sia di sinistra, nemmeno della sinistra più moderata, più moderna, più innovatrice, una logica in cui il capo del governo, su una questione istituzionale, vuole un plebiscito politico nel suo paese. Perché questo annulla qualsiasi possibilità di discussione. Allora io, guardate, sono molto scocciato e cerco di non esserlo, se ci riesco, almeno dentro di me, di essere quella sinistra che va cercando il pelo nell'uovo, che è quella della storia, poi appunto che tra comunisti e socialisti c'è addirittura l'accusa di socialfascismo da parte di Stalin, eccetera eccetera. Sono contro quella sinistra che alla Bertinotti ha fatto cadere il governo Prodi, perché e poi ha aperto le cose, quindi sono... ha aperto le porte a Berlusconi, quindi non penso che sì, o se è radicale o non è di sinistra, non ci sto proprio su questo terreno. Però guardate, la vicenda nostra è una vicenda che ha dei nomi e dei cognomi. Il 2013 ci siamo presentati alle elezioni in Italia chiedendo agli italiani di dare la fiducia a una coalizione che si chiamava Bene Comune. Non era stato detto da nessuno che se questa coalizione non avesse preso la maggioranza si faceva il governo con Berlusconi. Perché a me non mi si può dire: ah vabbè, ma non abbiamo preso la maggioranza, quindi che cosa vuol dire? Tu, siccome prendi la maggioranza, sei svincolato da un patto morale, da un patto di coerenza preso dai cittadini. Allora dici prima: signori, se non si fa, se non abbiamo la maggioranza, noi due, Bersani e Vendola, abbiamo scherzato. Ognuno va per la sua strada e io, Bersani, sarò dalla parte del governo con il suo. Ma siamo andati ben oltre quello che sto dicendo. Siamo andati in un ambito e in una china in cui le persone come Bersani e come quelli che avevano costruito questa cosa sono sempre più avvisati. Perché siamo arrivati a un'altra cosa, cioè io vorrei dire a Giulia la cosa che per i rapporti affettivi che ci sono con lei, con i suoi genitori, io vorrei stasera dirti la cosa più affettuosa che sempre, e vorrei che tu avessi ragione,
Ti sembra strano quello che ti dico? Perché vorrei che tu avessi ragione, perché se tu nel futuro avrai ragione con quello che hai detto stasera, specialmente se vince il sì al referendum, sarà meglio anche per mia figlia, per te e per gli altri ragazzi. Io dentro di me invece sento terribilmente che questa logica per cui oggi si pensa di poter fare una politica di sinistra persino con una strafottenza del fatto che il 50% degli italiani non va a votare, persino con una logica in cui appunto tutte le persone che non vanno a votare o tutte le persone che pongono questi piccoli problemi, come io li pongo stasera, relativi alla coerenza, è tutto un fastidio. Perché la modernità, che cos'è la modernità? È Vincenzo De Luca che riunisce i sindaci e dice a quei sindaci quelle cose orrende. Tu hai citato questo libro, credimi, Giulia, questo te lo posso dire, e Nicola Ventura, che tu hai evocato francamente, e le persone della mia generazione sono qui perché mi possono dare tutto ragione su quello che sto dicendo. Se un presidente di regione di destra negli anni '80 avesse fatto quello che ha fatto De Luca ultimamente, il PC avrebbe sollevato una campagna, e la CGIL per certi aspetti pure, ma e fosse anche la CISL e la UIL, avrebbe fatto una campagna nazionale fino a quando era costretto a dimettersi. Questa è una cosa, capito? La cosa è perché poi passo, capito? Una certa schizofrenia pure io, dalla rivoluzione francese al fatto di oggi, di domani mattina, di queste cose, capito? E invece De Luca non solo vive in questa cosa speculare a chi la dice più, a chi la spara più grossa tra lui e Grillo o tra lui e Di Maio, ma perché spinga i sindaci a votare per il sì, c'è pure l'esca del decreto fatto ad hoc e che forse fa il commissario della sanità dopo aver detto agli imprenditori privati della sanità riunite i dipendenti e cercate i voti al sì. Ecco, io sono molto a disagio in questa situazione e in questo clima. Che cosa vorrei? Vorrei che si recuperassero poche cose: la coerenza tra il dire e il fare, che la sinistra attuale imparasse molto, ma sul serio, non come fanno quei fedeli che prima stanno in chiesa e poi appena escono fanno tutto il contrario di quel che imparasse molto da queste, anche da questi ambienti, Papa Francesco, la letteratura nuova che c'è attorno a questa cosa. La bussola dell'uguaglianza, dell'uguaglianza politica, dell'uguaglianza della diversità di genere, però sono tutte bussole che possono, però poi un minimo di coerenza tra queste cose. Cioè, abbiamo chiesto i voti per fare il governo del bene comune e poi comandare di. Abbiamo chiesto i voti per l'alternativa in Calabria e poi ritorna il cinghiale ferito che diventa sottosegretario ed è anche Magna Passa. Il cinghiale ferito, come sapete, è il sottosegretario Gentile. È molto semplice. Cioè, allora, ecco, non si tratta di un'accentuazione. A me starebbe molto bene una sinistra che, diciamo, avesse al suo fondamento tante cose che dicono l'ANPI, la CGIL e sul piano generale anche le organizzazioni sociali come l'ARCI, le cooperative, ma già questo, sarebbe bene questo, per me sarebbe già un'ottima cosa se politicamente si esprimessero questi lavori. Poi qualcuno mi dovrebbe spiegare come questi lavori nella vicenda quotidiana si possono esprimere con Verdini e con i banchieri e con i grandi
le grandi massonerie che ci sono in questo paese. Quindi, come capite, io ho molto la sensazione che anche una bella discussione come quella di stasera rischia di essere altra cosa rispetto a quello che succede oggi. Ma che succede poi nella nostra regione? Ma che succede in ogni momento, appunto, no? Perché poi alla fine c'è, da una parte nel cuore c'è il modello Berlinguer e nella vita concreta invece c'è Ceausescu. Vediamo di spararla più grossa possibile, tanto il problema qual è? Non di cambiare, ma di avere un poco di voti che servono a che cosa? A comandare, a governare. Questo non è, mi pare, una prospettiva che non solo allieta il futuro, ma da questo punto di vista, guardate, se Hollande ha fatto una politica che non era quella delle elezioni, chi ci crede oggi in Francia che possa riproporsi e vincere le elezioni? Quando si fanno politiche così, non si apre la diga alle cose più terribili. Forse, se anziché la Clinton, io non sto dicendo, ne sono sicuro, ma forse se ci fosse stato Sanders, la partita sarebbe stata un po' diversa, quantomeno più problematica. Allora, non è vero che bisogna sempre, diciamo, se no, veramente, il più intelligente era l'avvocato Agnelli, che col suo stile, ed era, francamente, come posso dire, ne abbiamo visti tanto, ma a me era l'avvocato Agnelli, con tutto il suo stile, eccetera, che dice che l'unica cosa che la sinistra era una politica di destra, ma io penso che anche Agnelli, che conosceva la sinistra di allora, pensava sicuramente non a una sinistra alla De Luca e alle altre cose che succedono. E altre cose che succedono oggi. Grazie. Finisce, io volevo dire proprio questa cosa prima di passare la parola a Giuseppe, anche con una sorta di chiusura dei lavori, perché mi ha dato i tempi. Sulla questione fondamentale che apre la seconda metà del libro, che è il problema democratico. Se la destra c'è, la destra ultranazionalista c'è, la destra xenofoba c'è e presidia le istanze della pancia del popolo e manca la sinistra, si apre un problema democratico. Se la sinistra viene vista come elite, come dicevi prima, se mi veniva in mente di pensare quando tu citavi Barca e Gianni ti dava ragione, ti arrivo con la testa, però mi veniva da pensare quanto pesa intellettualmente nelle dinamiche reali del PD Fabrizio Barca in questo momento. Quindi è ovvio che queste sono le questioni aperte e risolte. Una cosa è fondamentale, non possiamo fare a meno della sinistra per presidiare democraticamente l'Occidente in questo momento. Io sono reduce da una lettura che ho fatto più volte e che con Mario abbiamo più volte messo in campo, che è Come si diventa nazisti di William Allen, che una volta era una lettura fondamentale, poi si è andato un po' nel dimenticatoio, e che è davvero uno studio apparentemente banale ma folgorante per quanto è geniale, perché descrive questa piccola cittadina tedesca fra il 30 e il 36, che è Nordheim, che lui chiamerà Tolburg, dove c'è la Repubblica di Weimar, dove c'è un governo di socialdemocratici che però verranno visti dal popolo con un arretramento, c'è la crisi del 29, quindi le banche che hanno un'ingerenza nella vita delle persone, ce lo chiede l'Europa, diciamo oggi, lei ce lo chiede il Trattato di Versailles, quindi, e c'era questa socialdemocrazia che non riusciva a essere più religione civile, non erano tanto più povere di prima, ma non sognavano più con le istanze socialiste e con il pensiero socialista, non sognavano talmente tanto più che cominciano ad avere appeal e a vincere democraticamente i nazionalsocialisti e vincere il nazismo, perché poi ci dimentichiamo un po' tutti che Hitler vince le elezioni democraticamente in Germania per poi girare tutto alla peggiore dittatura che il pianeta abbia mai conosciuto in tutta la sua storia. Giuseppe, una sorta di riflessione che avevi chiesto come chiusura, insomma. Sì, intanto per ringraziarvi per aver partecipato, per averci
onorato col vostro contributo al dibattito che avevamo pensato per questa sera, sapendo che non era facile, così come non è facile rispondere a quella domanda per ognuno di noi che la va evocando nella mente, nel cuore, ogni volta che è un'ingiustizia, appunto alla meglio sulla giustizia sociale, sugli ultimi, ogni volta appunto che un sopruzzo diventa fare comune, diventa quotidianità. E quindi grazie anche per lo sforzo, per la delicatezza anche del dibattito che Nunzio ha saputo tenere. Io ci tenevo a salutarvi, nel senso a salutare questa rassegna in un modo, perché noi abbiamo chiuso questa quarta edizione della rassegna culturale, abbiamo citato un po' di compagni di viaggio, Giuditta Levato, lo stesso Luciano Lama, ma stavo sfogliando un po' il catalogo dei ricordi della rassegna e anche facendo, ve la propongo, insomma, una ricerca su Google e inserire Cicero Catanzaro, Lavoro e Vita, è bello per me e credo per tutti noi che le prime immagini che vengono fuori sono quelle di Massimo Maida, perché è stato il primo a crederci, è stato il primo a metterci la faccia, il logo assieme alla categoria, quando abbiamo lanciato la rassegna culturale. E io ho pensato di dedicarla a lui questa serata, perché è ancora vivo nei nostri cuori e perché anche quella è un'ingiustizia, il modo in cui se n'è andato. E un'ultima cosa, guardate, noi abbiamo fatto un dibattito provando a interrogarci su quale sinistra e abbiamo costruito questa rassegna chiamandola Cari Compagni. Ecco, se posso dire la mia anche su questo, sono delle cose che rimangono di sinistra in questo paese. Una è il sindacato al quale appartengo, nel quale milito, la CGIL. Penso che con pregi, difetti, con problemi che sono evidenti anche in questa sala, il fatto che non si riesce a tenere un dibattito per più di un'ora, perché i dirigenti di questa nostra Camera del Lavoro, i dirigenti della nostra organizzazione hanno, diciamo, il timer attivato, perché non si sopporta neanche tra di noi più il dibattito, il parlarsi, lo stare insieme, è un problema. Un problema per noi, che vediamo in questa grande organizzazione ancora la speranza del cambiamento in questo paese, e di questo paese. E per cui è un modo per dire vogliamogli bene a questa organizzazione, se non vogliamo fare la fine di quelli che rimpiangono quello che non c'è più. Credo che noi dovremmo essere un po' più austeri con noi stessi, con i dirigenti della nostra organizzazione, anche dai iscritti da militanti alla CGIL. Dobbiamo chiedere il conto, dobbiamo stargli vicini, perché stando lì vicini evitano di scappare, appunto. E questo mi sentivo di dirlo non perché sono il solito maestrino che redarguisce i compagni di avventura di questo mio periodo da segretario generale della CGIL di Catanzaro, ma proprio perché credo fortemente che la CGIL sia un punto importante e fondamentale di questo paese per riaprire e per riaccendere quella luce e quella speranza nella sinistra. Perché io credo anche, in questo sono in disaccordo con Gianni, che non c'è un tempo che l'aggressiva ci scandirà. Ci sono, come succede al mondo con le molecole, incontri e reazioni, azioni e reazioni che porteranno a cambiare il vento, ma non ci può essere, diciamo, un tempo giusto per i dibattiti o un tempo sbagliato per fare alcune considerazioni. Sappiamo che abbiamo la spada di Damocle del referendum, sappiamo che c'è un appuntamento importante per il 4, non vorrei citare Obama perché ti ha portato male, quella della storia che sorge, ma insomma continueremo a vivere anche noi, anche dopo il 4 di dicembre, nel bene e nel male. Però mi piacerebbe che ritrovassimo e riscoprissimo il gusto del fare insieme, il gusto di conoscersi e di conoscere gli altri. Ecco, io quando penso alla sinistra, per esempio,
penso spesso piuttosto che a Fidel, piuttosto che a Che Guevara, più facile, a Enrico Berlinguer, a soggetti e personaggi che aprono una breccia naturalmente nei cuori e nella storia di ognuno di noi. Penso ad Eusebio, ammazzato nel 2015 nelle foreste dell'Amazzonia perché difendeva gli alberi. Ecco, io vorrei che lui fosse un punto di riferimento della nuova sinistra. Penso ad un sindacalista del sindacato turco che hanno tentato di arrestare vicino a me la sera quando eravamo lì in delegazione con i sindacati europei, perché c'è Erdogan che appunto impedisce a quei compagni nostri, a sindacalisti di quella terra, di poter fare il proprio mestiere, cioè di difendere i diritti dei lavoratori. Lo dicevo prima quando guardavamo quelle immagini, non è passato, purtroppo non è passato, è in mezzo a noi, sta nel mondo e dobbiamo trovare la chiave giusta per poterlo contrastare. Grazie a tutti voi.